tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bomba d'acqua sulle Marche, grandine, alberi caduti, strade sottopassi allagati, allerta maltempo anche per domani. Tenta di sfilare l'orologio d'oro a un'anziana, la testimonianza di una familiare della vittima che lancia un appello. State attenti, si avvicinano con una scusa. Turista umbro rischia di annegare soccorso dai bagnini salvato da un infermiere e medici fuori servizio. Festa di San Paterniano, il messaggio del vescovo Trasarti, trasformiamo in realtà il Vangelo di Gesù Cristo. Barriere antirumore lungo la linea ferroviaria, i sindaci delle Marche a Roma per ribadire il no al Ministero. Estate 2019, ecco le mete preferite per le vacanze di fanesi e turisti. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Una violenta ondata di maltempo, una vera e propria bomba d'acqua, si è abbattuta nel pomeriggio sulle Marche provocando disagi, allagamenti di strade, sottopassi e scantinati. Tanti reporter di strada che ci hanno inviato video e segnalazioni da tutta la provincia di Pesaro e Urbino e non solo. Vediamo intanto il servizio. Traffico in tilt, grandine e allagamenti si sono verificati oggi nelle Marche a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta su tutta la regione a partire dalle ore 17. La violenta ondata di maltempo ha creato diversi disagi, in particolare nelle province di Pesaro Urbino e di Ancona. In più comuni, a Pesaro, Fano, Cartoceto e Mondolfo, come documentano i tanti video inviati dai nostri reporter di strada, oltre alla pioggia è scesa un'improvvisa grandinata, anche con chicchi di grosse dimensioni. Decine poi le chiamate ai vigili del fuoco intervenuti per rimuovere gli alberi e rami caduti in via Prima Strada a Bellocchi di Fano, in zona Cerbara, a San Costanzo e a Pesaro. Le forti piogge hanno creato ulteriori difficoltà, in particolare a Lido e a Torrette di Fano, dove si sono allagati i sottopassi e gli ingressi di alcune abitazioni. Medesima situazione si è verificata in via Metaure e in via Pisacane, dove l'impianto fognario si è intasato, ci hanno scritto i telespettatori, e le strade si sono allagate per l'ennesima volta, provocando rallentamenti e deviazioni del traffico. Ecco il video segnalazione di un nostro reporter. Io penso proprio che lo scolmatore c'è qualcosa che non ha funzionato proprio bene. Guardate che macello! Non ha risolto assolutamente niente. Quello che era una volta è oggi. Queste foto invece ci sono arrivate da Torrette, dove a causa del vento si sono rovesciati i lettini da mare, i cestini della raccolta differenziata e persino una torretta dei bagnini di salvataggio. Nella città della fortuna si sono registrate forti raffiche di vento, superando i 114 km orari. Per fare il punto della situazione, il sindaco Seri e la Protezione Civile hanno deciso di attivare il COC, il Centro Operativo Comunale. Si è infatti tenuta una riunione nella sala giunta del municipio. Forti disagi anche ad Ancona, dove si è abbattuta una tempesta di acqua e grandine. Molte le strade del centro allagate, tanto da sembrare dei corsi d'acqua in piena. E per tutti gli aggiornamenti andiamo subito in collegamento con Lino Balestra, eccolo qua con degli ospiti. Lino, buonasera, dove ti trovi? Sì, buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo nella zona che purtroppo è sempre storicamente la più flagellata da queste evenienze, via Pisacane, ma diciamo che tutte le zone, come è stato più diffusamente dimostrato attraverso i video che sono circolati anche sulla nostra pagina di Reporter di Strada, non c'è una zona salva in tutta Fano. Purtroppo questo nubifragio, acquazzone, bomba d'acqua, chiamiamola come volete, ha fatto veramente registrare
registrare dei millimetri di pioggia impressionanti in pochissimo tempo. Abbiamo qui un po' i protagonisti di questo pomeriggio, abbiamo il comandante della polizia locale Alessandro Di Quiri con l'assessore Cristian Fanesi, ma anche e soprattutto il sindaco di Fano, con i quali voi avete pensato giustamente di aprire il COC, perché si è verificata una eccezionalità, una pioggia, delle precipitazioni che hanno dell'eccezionale. Sì, quando ci si trova in queste situazioni è difficile anche gestirle, perché ricordiamolo, questi sono eventi eccezionali anche difficilmente prevedibili. Noi eravamo in allerta gialla, l'allerta gialla non prevede evenienze di questa entità. In 20 minuti 30 mm di acqua, e quindi capite l'intensità e la forza che ha messo in ginocchio tutta la città. Non ha risparmiato nessuna zona della città. Noi ci siamo subito mossi, eravamo già in allerta, con l'allerta gialla, ma abbiamo subito aperto il COC, ci siamo mobilitati. Fortunatamente abbiamo un'organizzazione efficiente, dalla Polizia Municipale al volontariato, alla Protezione Civile, tutti i servizi si sono adoperati. Fra l'altro c'è scoppiata anche una fogna di fronte alla stazione, insomma problemi ce ne sono stati, ora siamo rientrati nella normalità e chiaramente in questa situazione poi c'è il momento del dopo temporale, dopo tempesta, e quella della risistemazione. Però ecco, disagi inevitabili in questi momenti, ma devo dire l'organizzazione ha funzionato. Ha funzionato, e questo tratto di strada è stato chiuso per una cinquantina di minuti, proprio perché qui era praticamente impossibile transitare. Ci sono state situazioni di particolare criticità, abbiamo visto e qualcheduno ci ha mandato delle foto anche dal Lido, pensando che la vasca di colmata fosse funzionante, invece diciamolo, la vasca non è funzionante, quindi si è allagato perché la situazione è rimasta come prima. Non poteva essere diversamente, perché i lavori sono stati sospesi per permettere a chi commercia e alle attività turistiche in generale quest'estate di poter fare una stagione normale, e quindi è naturale che si è allagato quel sottopasso, come vista l'eccezionalità dell'evento ci sono allagati anche altri sottopassi. Effettivamente abbiamo ridotto i danni con la presenza della polizia locale, che ringrazio perché è stata tempestiva e subito a disposizione. Effettivamente i danni saranno contati dall'ufficio settore lavori pubblici nella giornata, nei prossimi giorni. A quello che ci risulta sono diversi rami che sono scesi a terra e hanno provocato anche intralcio alla viabilità. Abbiamo chiuso precauzionalmente il guado sul torrente Arzilla, perché ovviamente la pioggia è comunque stata molto intensa. Abbiamo predisposto come Protezione Civile il monitoraggio continuo anche durante questa nottata, in cui si potrebbero riverificare altre piogge, nubifragi violenti, perché da quello che ci ha detto la SOI, che è la sala operativa regionale, questa perturbazione sta girando sopra le nostre teste e non si sa come si evolverà nel tempo. Quindi siamo ancora in allerta meteo, l'allerta gialla è stata fatta anche per la giornata di domani 10 luglio, la Protezione Civile è allertata, i volontari sono in giro e monitoreranno le situazioni più particolari. Il guado del torrente Arzilla ovviamente è chiuso, però ecco, siamo fiduciosi che insomma nel giro di un giorno tutto possa tornare alla normalità. Ecco, vigili del fuoco che sono stati interpellati da noi sia da studio che anche da qui, ma non c'è stato dato grande udienza, perché sono veramente impegnati, praticamente sono fuori senza soluzione di continuità da questo pomeriggio dalle 5:30 in poi, quando ci sono state alcune cadute rami impegnative che hanno provocato anche purtroppo degli incidenti stradali. Comandante Di Quirico, è stato un pomeriggio, vigili urbani e insomma polizia locale tutta fuori per strada a fronteggiare questa emergenza. Veramente ci ha messo a dura prova. Siamo stati fortunati che avevamo avuto un certo allarme, un'allerta gialla, quindi non eravamo del tutto impreparati. Ho preparato 7 pattuglie, ma ovviamente questa non è un'allerta gialla, questa è un'allerta arancione, se non peggio. Grandine come noci, io in 36 anni non ricordo averla mai vista così grossa. Quindi questa grandine ha letteralmente falciato rami, foglie, eccetera, le foglie galleggiavano, chiudevano i tombini e il livello dell'acqua è cresciuto in un battibaleno. Siamo stati molto impegnati nella prima fase alla deviazione del traffico, poi appena abbiamo potuto gestirlo in una maniera ottimale
sono stati impegnati per tirar fuori le persone dalle auto rimaste bloccate nell'acqua insieme ai pompieri, perché questi signori non è che si sono avventurati alla cieca, semplicemente l'acqua è salita di colpo, non ce l'hanno fatta proprio, si è spento il motore, è andata bene che i danni sono stati limitati, purtroppo ci segnala un incidente dovuto a un ramo caduto, pare, anche abbastanza serio, in via Papiere, più un altro incidente con esito un po' meno nefasto. Proprio adesso, qualche minuto fa, mentre andavate in onda, ci hanno segnalato anche di un ciliegio caduto a Centinarola che sta chiudendo il traffico, quindi siamo ancora al servizio della cittadinanza cercando di limitare al minimo i disagi, però certo è che con tutte le buone volontà non si può far fronte a una pioggia con questa violenza, non è che possiamo stare lì a alzare i tombini che già esplodevano da soli, ma letteralmente non c'è possibilità umana di far fronte a un tempo così. Bisogna far quadrato, operare il meglio possibile per cercare di limitare i danni. Bene, situazioni particolari naturalmente si fronteggiano man mano che all'impronto, come si verificano. Sindaco, questa è una zona di Fano che soffre da innumerevole tempo di questa situazione, è un riaprire un po' vecchie ferite, poco fa l'abbiamo vista parlare con gli operatori commerciali della zona, si potrà trovare in prospettiva una soluzione per questa zona? Sì, noi la soluzione l'abbiamo già individuata, c'è una programmazione in atto, stiamo lavorando sul lido, come diceva bene l'assessore, adesso si sono interrotti i lavori perché c'è la stagione estiva ed era impensabile mantenere un cantiere aperto, a fine settembre riprenderanno i lavori, finito quell'intervento la situazione al lido verrà definitivamente risolta e poi ci concentreremo su via Pisacane, dove ovviamente l'intervento è un intervento importante anche economicamente parlando e va pianificato in più stralci, ma abbiamo le idee chiare, stiamo già pianificando, non sottovalutiamo nulla, come abbiamo fatto in questi anni, è un work in progress e pensiamo noi in alcuni anni di definire completamente tutte le problematiche che ci sono nella città e rimane adesso soltanto via Pisacane. È chiaro che poi quando ci sono gli eventi straordinari a quel punto è difficile anche trovare soluzioni che si possano difendere, che non possono evitare disagi. Però ecco, su questo siamo sulla strada giusta, l'eccezionalità di oggi ne è una testimonianza, ripeto, in 20 minuti 30 mm diventa difficile contrastarle. Certo. Bene, questo è un po' il quadro della situazione che vi abbiamo fatto con i protagonisti, coloro che hanno vissuto nell'immediato l'emergenza. Non so se da studio, Simona, hai qualche domanda per gli ospiti che sono qui. Loro hanno necessità di spostarsi, soprattutto il comandante che sta monitorando insieme all'assessore e al sindaco un po' tutte le zone che in questo momento stanno, come avete sentito, avendo delle piccole emergenze da dover gestire. Esatto, infatti quindi visto che ci sono delle emergenze lasciamoli pure al lavoro, noi invece andiamo avanti con il nostro telegiornale, anzi grazie della disponibilità e grazie Telino per questo collegamento. Prima di sentire quali sono le previsioni del tempo per domani, vi mostriamo un video che un nostro telespettatore ha pubblicato nella nostra pagina Facebook Reporter di Strada. Quello che vedete è l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, anche l'ingresso del nosocomio si è allagato a causa delle forti piogge, l'acqua poi per problemi evidentemente strutturali è entrata anche dentro, pioveva dentro, come sentite anche dall'audio, come potete vedere in questo momento proprio in fondo alla scalinata. E anche per domani sono previsti temporali, sentiamo tutti i particolari dall'esperto, dovremo essere in collegamento telefonico con Francesco Cangiotti di geometeo.it. Francesco, buonasera. Sì, buonasera. Ecco, allora quali sono nel dettaglio le previsioni? Ecco, diciamo che anche nella giornata di domani, fin dal mattino avremo un cielo in genere nuvoloso e il tutto sarà accompagnato appunto da un nuovo peggioramento che poi nel corso della mattinata e nelle ore del pomeriggio sarà associato a precipitazioni anche a carattere temporalesco, un po' come è avvenuto oggi, che quindi potranno essere accompagnate anche da forti raffiche di vento e localmente anche da qualche grandinata. Quindi diciamo domani avremo un'altra fase di tempo perturbato che poi però lascerà via via nel corso dal tardo pomeriggio sera
spazio ad un graduale miglioramento. Le temperature nella giornata di domani tenderanno ulteriormente a diminuire, quindi il caldo che abbiamo avuto nei giorni scorsi, a tratti anche intenso, sarà decisamente mitigato da queste correnti più fredde dai quadranti settentrionali che porteranno i valori termici a di grado inferiore alle medie del periodo. Ecco, Cangiotti può dirci anche se sono confermate le piogge nel fine settimana, dunque nei prossimi giorni? Sì, anche perché avremo poi un temporaneo miglioramento nella giornata di giovedì, poi nel corso del fine settimana, in particolare proprio nella giornata di sabato e in quella di domenica, arriverà un nuovo impulso di aria fresca che quindi riattiverà nuovamente delle condizioni di stabilità associate a delle piogge e dei temporali. Bene, grazie Francesco Cangiotti di Geometeo.it. Noi andiamo avanti con la scaletta e con la cronaca. Un turista umbro di 61 anni è stato salvato dall'annegamento grazie ai bagnini, ai sanitari del 118 e a due medici fuori servizio. È accaduto nella tarda mattinata nel litorale nord di Marotta, in via Fadi Bruno, nel comune di Mondolfo. L'uomo, residente a Foligno, è stato visto annaspare a circa 10 metri dalla riva nelle acque antistanti i bagni Monasco. Dopo aver perso conoscenza, il turista ha iniziato ad ingerire l'acqua, subito avvistato è stato soccorso dai bagnini che lo hanno portato a riva, ma fondamentali sono stati gli interventi di un infermiere della Potes di Marotta e di due medici in vacanza che in quegli istanti si trovavano nello stesso tratto di spiaggia e che hanno iniziato a praticare all'uomo il massaggio cardiaco. Il 61enne ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale dall'eliambulanza. Continuano purtroppo anche nel nostro territorio gli episodi di furti ai danni degli anziani con la tecnica dell'abbraccio o simili. Con una scusa per avvicinarsi, i malviventi riescono infatti a sfilare con destrezza portafogli o anche oggetti di valore. Questa sera vi facciamo ascoltare la testimonianza della figlia di una delle vittime. L'ha intervistata Lino Balestra. La tecnica ormai è ben nota, chiedere un'informazione di un luogo, di una via oppure fingersi una conoscente. Come noti sono anche i soggetti che la praticano, spesso l'aggressore o il borseggiatore è una donna, giovane e di comune aspetto, con un complice che spesso l'attende in auto poco distante, come anche le vittime predestinate di questo genere di ladrocinio, gli anziani. È già accaduto e ancora accadrà, alle volte è andata male, anzi molto male, con persone che si sono visti sfilare da sotto gli occhi oggetti per lo più di modesto valore economico ma di incommensurabile valore affettivo, spesso il ricordo di chi non c'è più, una catenina, un medaglione, un braccialetto, ma alle volte va anche bene, vuoi per il tam-tam delle notizie, vuoi perché figli e nipoti li mettono in guardia, vuoi l'istinto. Alle volte i malintenzionati o la malintenzionata in questo caso è costretta a mollare la preda e darsi a gambe, non lasciando però purtroppo indenne la vittima da spiacevoli conseguenze come angoscia e paura che rimarranno per molto tempo, come è accaduto recentemente alla madre di una nostra telespettatrice. Come di consueto, lei dopo la messa si reca al cimitero urbano di Fano, ma proprio vicino all'entrata, verso le 9:40, è stata avvicinata da una signora di insomma abbastanza robusta, capelli mori, per chiedere praticamente dell'informazione. Invece questa signora ha tentato di derubarla, tant'è che l'ha afferrata per un braccio, ha cercato di rubargli l'orologio d'oro che lei aveva al polso. Fortunatamente mia mamma è stata molto lucida e quindi ha desistito, ha urlato e in questo modo ha disarmato, diciamo, no, questa signora che ha desistito e poi è scappata. Lì vicino però aspettava un'auto bianca che ha preso questa signora e poi si sono dilaguati. Io voglio fare questa segnalazione proprio perché purtroppo mia mamma ha 80 anni, fortunatamente non è stata spinta, cioè quindi non è successo qualcosa di più grave come poteva succedere, e quindi chiedo anche a tutti gli anziani, alle persone, insomma, di fare attenzione, di stare attenti, che se dovessero avvicinarsi queste persone per chiedere delle informazioni, insomma, devono in qualche maniera diffidare. Adesso però vi rivolgerete alle forze dell'ordine proprio per lasciare una traccia di questo episodio spiacevole? Sì, certo, proprio stamattina ci recheremo dai carabinieri per esporre denuncia, proprio per far sì che queste cose possano essere tenute sotto controllo, a tutela specialmente delle persone più deboli.
Molte persone vivono come se Dio non esistesse. Quando diventiamo misericordiosi in opere e parole, diventiamo cristiani credibili, dobbiamo trasformare in realtà il Vangelo di Gesù Cristo. È il messaggio del vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola, Armando Trasarti, in occasione della solennità di San Paterniano, il servizio di Francesco Salvago. Il mondo in cui viviamo si trova in fase di trasformazione epocale. La cultura contemporanea è connotata da uno stile di vita che fa meno della trascendenza. Sono queste le parole iniziali del messaggio del vescovo Trasarti alla città di Fano in occasione della festa patronale di San Paterniano. Le nostre città, piccole o grandi che siano, oggi sono sempre più pervase da un diffuso senso di frustrazione, di fatalismo e di pessimismo, soprattutto nei confronti delle istituzioni pubbliche. Spetta a noi, aggiunge, il compito di contribuire anche con il nostro stile di vita fatto di coraggio e di determinazione a un'inversione di rotta nei confronti di un modo di pensare che investe la vita di gran parte della nostra gente e che quasi sempre è la più vulnerabile ed indifesa e rassegnata. Poi il messaggio del vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola si sposta a tutti i fedeli. Essere cristiani non significa fuggire dal mondo, ma contribuire a riplasmarlo con la forza. Io sono una missione su questa terra, afferma, missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare, rifare il tessuto sociale è possibile recuperando un valore etico e spesso dimenticato, quello della fraternità. In conclusione, Trasarti si è soffermato sul Vangelo. Oggi, dice, non mancano minacce interne ed esterne, si assiste a un offuscamento del messaggio cristiano anche per colpa dei suoi aderenti, di persone che hanno abusato del messaggio a proprio vantaggio, ma pur analizzando i lati negativi della storia della missione, dovremo mettere adeguatamente in luce il dato di fatto che la missione cristiana ha operato una gran quantità di bene. È necessario però un risveglio missionario nei paesi di tradizione cristiana. E domani mattina Fano TV trasmetterà in diretta dalla Basilica di San Paterniano la solenne messa pontificale presieduta dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, e la Santa Messa sarà concelebrata dal Vescovo Trasarti. No alle barriere antirumore lungo la linea ferroviaria adriatica. Una netta contrarietà all'installazione da parte di RFI è stata ribadita questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. Il primo cittadino di Mondolfo, altri sindaci della fascia costiera marchigiana, il presidente dell'Anci Marche e i rappresentanti dei comitati sono stati ricevuti dal direttore generale per lo sviluppo del territorio, al quale hanno rivolto richieste e spiegato le motivazioni, auspicando che il loro parere contrario possa essere d'impulso affinché venga rivista la normativa sulla riduzione dell'inquinamento acustico, la quale prevede l'installazione di barriere antirumore alte fino a 7-8 metri. Si spera infatti in soluzioni alternative e meno impattanti che possano tenere conto delle esigenze di ogni singolo territorio, di ogni comune interessato da questa opera. Estate è anche sinonimo di vacanze, allora sentiamo quali sono le mete scelte dai fanesi. Siamo entrati nel mese di luglio e col mese di luglio si inizia a parlare di ferie e quindi anche di viaggi e mete turistiche. È arrivato il momento quindi di prenotare le vacanze, anche se la maggior parte degli italiani lo ha già fatto. Secondo le analisi comportamentali messe a punto dai maggiori siti di prenotazione online che osservano i trend per il 2019, il 90% degli italiani andrà in vacanza, il 30% lo farà a luglio, mentre il 36% lo farà ad agosto. Gli altri in ordine sparso. Di coloro che hanno deciso di partire, uno su tre ha deciso di destinare più risorse economiche e più giorni rispetto al 2018. Il borsino delle destinazioni poi parla chiaro: mare, mare, mare e ancora mare. Città d'arte quindi in calo. Il 50% del popolo dei vacanzieri resterà però in Italia, mentre solo il 13% ha scelto la Grecia, a seguire la Spagna, tra le mete estere più gettonate. Quali sono le mete che più vi stanno richiedendo in sto periodo?
Sicuramente tutto il Mediterraneo per quanto riguarda Spagna, Grecia, piuttosto che Lampedusa, quest'anno è andata in modo particolare, o se no sempre la nostra cara Puglia o Sicilia, sicuramente sia per i villaggi che la sistemazione in appartamento. Poi c'è anche tutto l'estero, immagino che sia anche quello insomma un mondo a sé. Stanno andando molto anche viaggi di lunga percorrenza, Giappone, Sudafrica e Perù. Tre mete che stanno andando molto bene perché gli operatori con cui noi lavoriamo sono i migliori e hanno sviluppato proprio delle formule ad hoc per il cliente, quindi non solo partenze di gruppo con lingua italiana ma anche un po' fai da te, quindi per dare al cliente la possibilità di vedere cosa vogliono, le cose più incuriosisce e poi dopo dare libero sfogo alle visite. Avete già programmato le feste, le ferie, vacanze? E siamo in ferie. Siete già in ferie voi, giustamente noi siamo in ferie. Venite da? Milano. Come mai avete scelto Fano? Perché io sono cresciuta nelle Marche a Porto San Giorgio e volevo vedere... Le Marche, vi piace fino adesso? Sì, sì, bello. La milanese? Sì, sì. Sì, tutta un'altra cosa. Allora, buone vacanze. Grazie. Siamo diciamo quasi locali, quasi. Siamo di passaggio a Fano, siamo della zona comunque. Della zona, avete già pensato a dove andare in vacanza, in ferie? Sì, già sì. Dove? È stato in Romania. In Romania, come sì. Mai? Perché la mia compagna è romena. Ma solitamente monti, mare, qual è la vostra tendenza? Soprattutto mare. Programmato le ferie? Le ferie, sempre programmate, bisogna sempre programmare qualcosa nella vita. Quali sono le mete preferite per quest'anno? Non saprei, ne ho fatte già molte e molto probabilmente andremo dalla parte bassa dell'Italia, poi vediamo. Vediamo. Vacanza di mare? Sì, sempre. Ma pesca anche? Ma no. Sole mare? Sole mare. Tasto on per quanto riguarda tutto, poi off nel relax massimo. E se uno dovesse decidere di andare all'estero, quali sono le mete, insomma, così, nei sogni? Io andrei nel fresco. Ah, lei è già in ferie a Fano, sì. Quindi lei è già in ferie. Esatto. La sua programmazione è stata venire a Fano. Sì. Come mai, se glielo posso chiedere? Perché ci ho abitato e quindi ci torno sempre volentieri. Il mare, l'ambiente, le piace. Sì. Quest'anno saltiamo. Perché? Perché ho avuto delle spese impreviste e quindi a dicembre andiamo in montagna. Ecco, ma l'estate solitamente dove se la passa? Spesso a Fano, l'anno scorso in Grecia. E quindi mare? Mare, sì, perché, non per colpa mia, ecco. Non per colpa mia perché piace alla famiglia, ai figli, alla moglie, io perché andrei in montagna tutti gli anni. Allora, le vacanze fatte, diciamo le stiamo facendo, peccato per il tempo perché ovviamente organizziamo sempre cene e cose e poi invece dobbiamo sempre disdire tutto, però non ci possiamo lamentare, un po' del caldo ma... D'altronde è estate. Se uno volesse andare fuori dai confini fanesi, dove si potrebbe andare? Allora, io quest'anno vado in Calabria, però diciamo che la Puglia è sempre meravigliosa e Sardegna, le mete classiche. E nel complesso monumentale di Sant'Agostino a Mondolfo è stata inaugurata la seconda edizione di Sinestesia Festival. Ha preso il via a Mondolfo per il secondo anno consecutivo Sinestesia Festival, un viaggio sensoriale attraverso la musica, la creatività dei laboratori, vecchie pellicole cinematografiche, importanti ceramiche, grafiche e sculture, in dialogo sinestetico con opere d'arte proposte al pubblico in un ciclo di mostre fino al 4 agosto prossimo. Il festival multisensoriale promosso dall'Associazione Culturale PAM Pro Arte Mondolfo ha aperto le porte al pubblico nel complesso monumentale Sant'Agostino con un primo circuito espositivo Echi e Corrispondenze dedicato alle opere di Picasso, Pignotti, Sorcinelli e Ramazzani. Partiamo con Picasso che è certamente l'autore più celebre, dove viene ospitata una serie di acqueforti, punte secche, sono 60 in totale più altre una trentina di ceramiche provenienti da tutta un'intera collezione privata. Lamberto Pignotti e sottoscritto dialogano con l'arte contemporanea ovviamente in un linguaggio molto più
se vogliamo sinestetico, bellissimo gonfalone di fine Cinquecento attribuito a Ercole Ramazzani. Insieme a contenuti volti a promuovere l'arte e gli artisti, Sinestesia Festival affiancherà proposte di artisti internazionali, oltre ad un programma di eventi scelti con cura nel panorama artistico contemporaneo all'interno della sezione off, con un itinerario che si snoderà all'interno della città, con 12 artisti che per 4 giorni riqualificheranno spazi diversi del centro storico, occupandoli con opere d'arte in chiave sinestetica. Siamo alla seconda edizione e davvero è un onore ospitare questo festival unico nel suo genere, che non si trova in nessun altro luogo d'Italia se non a Mondolfo, in uno dei borghi più belli d'Italia. E quindi come amministrazione comunale il ringraziamento lo facciamo al direttore artistico Filippo Sorcinelli e alla sua associazione Pro Arte Mondolfo per il grande lavoro svolto in questi mesi e in questi 2 anni. Ha preso il via ieri sera Fano un Fortuna e la Fano dei Cesari, in un pincio grimito di fanesi e turisti che hanno assistito alla cerimonia inaugurale dell'evento. Un gruppo di commercianti e rappresentanti delle 4 fazioni, le associazioni storiche Simmachielle Nonne e Colonia Iulia Fanestris, hanno formato un corteo capeggiato dal primo cittadino Massimo Seri, vestito come un perfetto Cesare, dall'assessore al turismo ed eventi Etel Lucarelli nei panni di un soldato romano. L'Arco d'Augusto ha preso vita con il videomapping Vitruvio, un eroe inconsapevole realizzato dal regista fanese Harry Secchiaroli, che ha anticipato l'accensione del braciere. Sindaco e assessore hanno distribuito il fuoco a tutte le fazioni, dando il via ufficiale alla Fano dei Cesari. La serata si è conclusa con uno spettacolo dell'artista del fuoco Toi Ai. Questa sera si replica con la serata vitruviana in programma alle 21:15 alla Mediateca Montanari. La giornata di domani invece sarà di pausa per rispetto del patrono della città, mentre giovedì si ricomincia con la Fano dei Cesarini. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Fra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla 17ª edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Seguirà un programma, la 6ª puntata di Sviluppo Marche. Grazie per averci seguito, grazie anche per inviarci tanti messaggi al 338-4968-250, sempre a vostra disposizione per le segnalazioni. Buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.